Sì, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Oggi a Negrar è stata la giornata del lungo addio a Chris Abon, il ragazzino di 13 anni che la notte del 31, la sera del 31 luglio è stato travolto vicino a casa mentre stava tornando da una partitella di calcio. L'investitore, un pirata della strada, non lo ha soccorso ed è morto dopo un'agonia e il ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento. Bene, oggi la giornata dell'addio con tre cerimonie distinte a Negrar. La prima è iniziata alle 10 nella chiesa, ha visto la presenza dei parroci della zona, ma anche dei pastori pentecostali, della comunità della quale fa parte la famiglia di Chris. Un'altra cerimonia è seguita poi all'interno del cimitero e una terza è iniziata da poco nelle ex scuole elementari di San Vito, proprio vicino a casa di Chris, e sarà dedicata alla comunità ghanese che comprende un centinaio di persone, più i parenti e amici della famiglia che sono giunti un po' da tutta Italia. È stata struggente la cerimonia in chiesa, che è iniziata con una lettera scritta dalla madre, affidata ad una familiare che l'ha letta in italiano e in inglese. Una lettera nella quale la madre si rivolge a Chris dicendo che tra poco, il 2 settembre, sarebbe stato il suo compleanno. Potrà vivere quella giornata. Questi 13 anni, ha detto, sono stati bellissimi e ha ricordato che Chris non vedeva l'ora di prendere la patente della macchina per poi poter accompagnare la mamma dove aveva bisogno di recarsi. E non ha esitato a definire assassino la persona che ha investito Chris, ringraziando i medici che si sono prodigati per salvare la vita a suo figlio. Ha ricordato quello che le hanno detto, che se fosse stato soccorso in tempo, poco dopo l'incidente, Chris si sarebbe salvato. Grande lo spiegamento di forze oggi a Negrar, forze dell'ordine, molti carabinieri, ma non c'è stato bisogno di nessun intervento. Il clima è stato quello del dolore, nessuna tensione. E ricordiamo che qualche giorno fa c'era stata una piccola spedizione punitiva fuori da casa del pirata della strada che poi è stato individuato e si trova agli arresti domiciliari. Maggiori dettagli su questa giornata nelle prossime edizioni. Linea allo studio.